Mi chiamo Freya Stark, sono un'esploratrice e spia. Arrivai ad Asolo la prima volta nel 1893, a poco più di un anno. Mia madre, Flora, animatrice dei salotti artistici e musicali di Londra, pittrice e fine pianista, portò me e mia sorella in due ceste sul dorso di un asino, sino ad Asolo, da Pam Browning e dal pittore Herbert Young. Conosceva Lady Anne per la frequentazione che entrambe avevano di Alma Tadema, come anch'io ebbi modo di conoscere Mrs. Norman Nerda, la moglie di Ludwig. Primo ricordo di cattiveria che ho nella mia mente di bambina. Per avermi strappato dalle braccia di mia madre e affidato ad una nutrice durante una festa di Natale nel loro sontuoso e principesco palazzo. E per il ricordo di mia madre che raccontava di averla vista mentre le bucava la ruota della sua bicicletta con lo spillone del cappello. Anni dopo, tuttavia, il ricordo di lei si tinse di comprensione per il destino che toccò a suo marito, per la vicenda legale che l'allontanò dalla violinista, probabilmente proprio a causa del palazzo di Asolo, e per aver visto anche lei morire la sua unica figlia, Vilma Marion, giovanissima. Thank you.
Ludwig arrivò ad Asolo nel 1893 ed andò a vivere con moglie e figlia in una proprietà di Pen Browning, adiacente alla casa detta Il Belvedere. A che titolo la abitasse è stato poi oggetto di controversia perché, non essendoci un atto scritto, Browning riteneva che Ludwig fosse suo ospite, mentre quest'ultimo pensava di essere un affittuario. Browning comunque riservò tre stanze per sé, o meglio per Ginevra Piaggiotti, sua protetta, cosa che fu probabilmente il motivo della disputa tra i due gentiluomini. Quale che ne fosse l'origine, sta di fatto che a un certo punto i due cominciarono a farsi dispetti reciproci. Ludwig fece costruire una nuova finestra, nonostante il divieto del proprietario. Poi impedì ai domestici di Browning di accedere ai locali della casa che quello aveva riservato per sé, nonché ad un magazzino. Browning allora usò la corte comune come stallaggio di asini e cavalli, con relativi odori, e Ludwig cercò di chiudere il portone d'accesso alla corte e di conseguenza, dopo aver provato con la forza a farlo riaprire dai suoi domestici, Browning decise di scardinare definitivamente mezzo portone, lasciando la corte permanentemente aperta e Ludwig esposto agli sguardi di quanti transitano per strada, non senza aggiungere che l'opportunità fa servire la corte d'accesso, come scrisse lui stesso al pretore. La vicenda finì in tribunale, coinvolgendo anche altre persone. Perché una domestica di Ludwig, seguendo le direttive che le erano state impartite, cercò di impedire alla Biagiotti di entrare in casa, mentre quest'ultima, spalleggiata da un amico di Browning, il dottor Alberico Biadene, vi si introdusse con la forza. Sei qualcuno? Ah, se lei si avviatene, passa domanda. Salve, e mi fareste un favore di darmi la macchina dei bottigliati che io prestai ai signori? Sì, signore, gliela portiamo noi altri. No, 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 dammela a me che la mi serve subito. Allora, dobbiamo andare di sopra dalla maglietta che ha le chiavi. Ah, c'è adesso la maglietta? Sì, signore. Portone dei dispetti di mezzo paese messo contro l'altro mezzo.